Grazie. Grazie a Ricci, per Ricci Reporti. Giulia, l'ha fatta. Grazie.
ringraziare il nostro sindaco, caro Dani, e tutti voi, membri della giunta, del consiglio e presidente dei quartieri della città. E nel salutarvi, però, devo anche rinnovare la mia gratitudine per la sensibilità con cui il Comune di Firenze mi apre le porte ogni anno, avendo non a me, ma per l'ascolto del messaggio che il vescovo di Roma, quindi ama definirsi, pubblica per la Giornata Mondiale della Pace, che quest'anno mi ricorda è giunta la sua 49esima edizione. Questo anno sarà un atto, diciamo, tondo di questa bella iniziativa voluta da Paolo VI. L'accoglienza che voi riservate alla voce di Papa Francesco, che penso tutti riconosciamo, è universalmente attestato come la più alta autorità morale che oggi nel mondo parla in difesa dei poveri, degli emarginati, e nel presente contesto di quanti soffrono a causa di guerre, di violenze che insanguinano il nostro pianeta, entra già nel tema della giornata di quest'anno, questo fatto dell'accoglienza, e lo fa con l'eloquenza che hanno i gesti. La giornata mondiale della pace, infatti, è stata dedicata dal Papa a richiamare la vigilanza, la coscienza dell'umanità tutta, interpellata con efficacia dal titolo con cui essa si presenta: Vinci l'indifferenza e conquista la pace. Con l'invito dunque a prendere coscienza di come, di fronte alle guerre, alle azioni terroristiche, ai sequestri di persone, alle persecuzioni per motivi etnici o religiosi, alle prevaricazioni, per non perdere la speranza che l'uomo possa vincere tutti questi mali, dice il Papa, occorre non abbandonarsi alla rassegnazione e alla indifferenza. Perché l'indifferenza, gli afferma, costituisce una minaccia per la famiglia umana. Gli Stati, sono parole del Papa, sono chiamati a gesti concreti, ad atti di coraggio nei confronti delle persone più fragili della loro società, come i prigionieri, i migranti, i disoccupati e i malati. Interessante Paolo fa queste quattro categorie come categorie tipiche della emarginazione su cui lo Stato, direi, chiunque ha una responsabilità di governo della cosa pubblica, deve puntare, porre il suo. La situazione dei detenuti, anzitutto, un appello che ci riguarda da vicino, soprattutto per quanto concerne la condanna del degrado dei luoghi di detenzione. Qualche notizia letta sui giornali dice qualche spiraglio per il nostro sorriciano c'è, almeno sembra che i fondi da poter impiegare ci siano, sarà per ora utilizzare bene, vigilare su tutto questo come amministratore. Una situazione che non è tollerabile se si vuole che la detenzione sia un momento redentivo e rieducativo. Questo è il primo richiamo del Papa, però adesso io, dice Sorriciano. Ci ho letto anche questo, ma anche questo peraltro, anche questo il bel gesto che ha fatto nei confronti dei nostri detenuti di Sorriciano quando è stata la celebrazione della messa al nostro Stato. Un richiamo a cui il Papa aggiunge poi l'auspicio. Permetto ancora una piccola parentesi, parlando con il cappellano Sorriciano, mi ha detto che parlando con l'esponente del governo italiano, la lettera che il Papa ha scritto ai detenuti di Sorriciano è stata decisiva, chiaramente, per quello stanziamento di cui abbiamo parlato prima, quindi ci si aiuta anche così. Un richiamo questa cui il Papa aggiunge con l'auspicio che siano ampliate le pene alternative al carcere, che si giunga all'abolizione della pena di morte, e qui mi rallegro con il nostro Presidente della Repubblica che ha appena raccolto questa istanza del Papa e rilanciato un richiamo questo dell'abolizione della pena di morte, a cui noi come fiorentini ci sentiamo particolarmente vicini, visto che questo è il luogo in cui per la prima volta nella storia lo Stato soppresse questa modalità inumana. Infine che venga considerata la possibilità di un'amnistia, e qui noi ci siamo un po' di tempo, questo appello del Papa all'amnistia
è caduto nel completo, se permettete aggiungo, deplorevole silenzio da parte degli interlocutori politici nel nostro paese. Ricordo quando il Domino, Papa Giovanni Paolo II, fece un appello di questo genere, ci fu un cancan tra il mondo politico, tra favorevoli e contrari, insomma, ci fu un dibattito. Resti, lasciamo stare, ma la presa di coscienza del problema ci fu. Questa volta silenzio assoluto, e questa non mi sembra una cosa buona da parte nostra. Sto per finire. Seconda sottolineatura del Papa, quello dei migranti, con un invito a che le legislazioni delle nazioni siano animate, mi dice, da volontà di accoglienza, nel rispetto dei reciproci doveri e responsabilità, e che possano le nazioni facilitare l'integrazione dei migranti. Su questo va dato riconoscimento per quanto si fa positivamente sul nostro territorio regionale, con il convergente impegno di istituzioni e volontariato sociale, con una presenza non marginale delle realtà ecclesiali, che è il numero di ricevimento all'ambasciata d'Italia, la sua santa sede per l'anniversario dei fatti catenarezzi. Non vado, insomma, andavo nella mia precedente vita, questa volta sono andato perché l'ambasciatore d'Italia presso la 66, l'ambasciatore Mancini, mi era venuto a trovare due mesi fa qua a Firenze per l'Istituto Cultura di Cambiare con la mia presenza lì. E lì appunto parlavo con altri cardinali, sottolineavo la buona impostazione dell'accoglienza a Firenze e nella regione Toscana che attraverso la presenza diffusa sul territorio ha eliminato tutti quelli che potevano essere tematiche di contrasto nell'ambiente sociale e è stato dato grazie però anche all'impegno di tante realtà di solidarietà e di impegno sociale, state anche ecclesiali, sta dando un buon risultato. Speriamo che diventiamo capaci di affrontare di nuovo, perché leggevo sui giornali che sono in arrivo nuove richieste di presenza. L'appello conclusivo alle nazioni perché evitino di trascinare i popoli nei conflitti e di distruggere le loro ricchezze materiali, culturali e sociali. C'è poi un invito a sviluppare politiche di cooperazione, su cui si desta un ultimo significativo richiamo, affinché queste politiche non siano lesive del diritto fondamentale e inalienabile dei nascituri alla vita. Un tema che il Papa ritiene molto, questo che non ci siano condizioni in cui sia messa in pericolo la realtà dell'accoglienza della vita umana. Richiamo quest'ultimo che svela quanto sostenibili siano i valori in causa in questa conversione che il Papa ci chiede dall'indifferenza alla misericordia. Ecco, vi ringrazio per aver ascoltato e offrire a ciascuno di voi la lettura e l'approfondimento del testo che ora sono dietro ogni anno di consegnarvi personalmente. Ecco, non faccio l'errore che ho fatto con il Papa, hai visto? Ho una fotografia, mi do il Papa, questo non ce l'ho dentro una busta, non si vede. Passerà la storia con il mistero di San Nicolò, il cardinale da Papa. Qui ecco, faccio come il Papa. Abbiamo messo tutto bene. Vediamo di fuori. Grazie. 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 Se potete farci un po' da casa.